Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Siamo in piedi? Sì, perché Giuliana, essendo diversamente alta, veniva così da seduta. Ciao amo! Ciao! Avete notato che mi sto trasformando in buco? Ma perché stai dicendo questa cosa da stamattina? E beh, tengo questi capelli che sembra un buco, ma capite chi è buco? Quello che ha appeso Morgan sul palco. Bravissima! Come va ragazzuoli? Tutto bene? Fa caldo! Fa caldissimo. Poi oggi di che cosa parliamo? Allora, oggi parliamo dell'aeroporto di Stansted. Wow, sì. L'aeroporto di Stansted, sì. Che non si dice Stansted, molti sì, li ho sentiti. Sì. Ovviamente, come sapete, a Londra ci sono tanti aeroporti, l'aeroporto di Stansted, Heathrow, Stansted, Gatwick, London City Airport. E ce ne manca un altro. Ma basta. Sono 5. No, Heathrow l'abbiamo detto? No, non l'hai detto. Sì, l'ho detto. Heathrow, Stansted, Gatwick. Ah, Luton. Ah, Luton. Luton e London City Airport. Ecco. Ce ne sono tanti, però sicuramente per chi di voi è andato a Londra avrà notato che quasi sempre, o almeno noi, atterriamo a Stansted. Sì, o a Stansted o a Gatwick. A Heathrow no, perché costa proprio assai. Esatto, indovinate perché atterriamo sempre a Stansted, principalmente a Stansted, perché è più economico. È molto più economico perché ci sono le compagnie low cost che atterrano tra le tante. Che in pratica ha fatto proprio la base operativa della compagnia aerea Ryanair. Chiaramente facendo sti voli super economici che quasi ti pagano ora te per andarci. E sì, questo magari può essere anche uno spunto di riflessione su perché facciano queste cose. È vero. Quindi arriviamo sempre a Stansted. No, allora, EasyJet, ce ne sono tantissime di compagnie low cost. Da un punto di vista di collegamento al centro, chiaramente Heathrow è quello meglio connesso al centro perché si trova già sulla linea della metropolitana. Però sì, a quell'aeroporto arrivano principalmente le compagnie di bandiera. Sì, quindi... sì, tutte le compagnie di linea. Esatto. Infatti Giuliana in passato... teneva proprio i milioni, sì, è andata a Londra prendendo la British Airways. Sì, bellissimo, sì, una sì, volta. Sì. Costa. Beh, pensate che bello, cioè un viaggio comunque breve di 2 ore e mezza e mi hanno dato il cornetto, una cosa bellissima. Non stava con me. No, è vero. E uffa. Pensate infatti che durante questo viaggio breve di 2 ore e mezza mi hanno portato un cornetto buonissimo sfogliato con il prosciutto e il formaggio, che era qualcosa di buonissimo, non l'ho mai più trovato una cosa del genere, e altre cose da mangiare. Come avete potuto notare, Giuliana è un'ottima forchetta. Ma che fai? Ma è pazza! No, dovete sapere una cosa. Io ho perso la pace mia. All'improvviso Giuliana... Come fai? Come fai in mezzo alla strada? C'è sempre un motivo. Una volta ha avuto paura anche della sua ombra. È vero? Dici, confessa, che cosa era successo? Stavo camminando e il sole faceva uno strano riflesso. Giulia, tu hai problemi. Una strana ombra e c'era la mia ombra e io mi sono spaventato pensando che ci fosse qualcuno dietro di me. Cioè, e io mi sono spaventato perché ho visto il mio viso Giuliana spaventarsi. E poi ho paura dei rumori. Di quando sento rumore, esatto. Ma avete capito a che livelli siamo arrivati? Ma che bei capelli, Antonio! Sono buco. Diteglielo che se li deve tagliare, per favore. No, 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 no. Anzi, ho deciso di farmeli crescere. Vabbè, comunque adesso torniamo al dunque. Scartando Heathrow, che è costosissimo, e non vabbè, si può... cioè, se avete i soldi, pigliate l'aereo di linea. Noi comunque arriviamo sempre a Stansted, che è un aeroporto sicuramente ottimo da un punto di vista, sì, di collegamento. Ma in questo modo, Giuliana ha acceso il condizionatore, ma non ha messo... No, no, no. Quiet. Avevo messo quiet e l'ho tolto perché sento caldo. Non ci può stare no, più momento. No, no. Vabbè. Come stavamo dicendo, l'aeroporto di Stansted in realtà è perfettamente connesso al centro. Sì. Cioè davvero... Vabbè, quasi tutti. Sì, sì, sì. Quasi però tutti. Stansted, non lo so, mi sta nel cuore. Sì, no, Stansted vabbè, è un ottimo aeroporto. Sì. Quanto dista più o meno da...
Vabbè, sta a 56 chilometri dal centro di Londra. Sì. Ma che cosa consistono questi 56 chilometri? Dipende chiaramente se prendete il jet, se volate o se andate con la moto, con la macchina, col bus, col treno, eccetera, sì. Eccetera. Allora, diciamo che ci sono diversi modi per raggiungere il centro di Londra dall'aeroporto di Stansted. Ragazzi, io non ho la pancia, cioè nel senso la pancia è in corpo. Ci sono diversi modi per raggiungere il centro di Londra dall'aeroporto di Stansted. E ovviamente tutto dipende un po' dalle vostre esigenze economiche o da un punto di vista di tempo. Sì, sì. Quali sono i principali modi? Allora, si può andare con il treno, cioè quindi dall'aeroporto al centro di Londra, treno, bus, e volendo autonoleggio. O anche come si chiamano? O le navette. Esatto. Che significa? Che cosa significa questo? Vabbè, allora, cominciamo a parlare del treno, perché noi comunque abbiamo usufruito in pratica di tutti questi mezzi, sì, a seconda delle volte, delle esigenze. Cominciamo a parlare col treno. Qual è il treno che in genere si prende dall'aeroporto di Stansted? Il National Express. Si chiama National Express? London Express. Stansted Express. Ah, lo Stansted. Ok, vabbè. Vabbè. Stansted Express, giusto? Ma mi stai facendo venire dubbio anche a me. Vado a controllare un secondo. E ovviamente, chi aveva ragione secondo voi? Io. E quanto costa? Allora, dipende. Cioè, ovviamente, se state programmando un viaggio a Londra turistico oppure state prenotando un trasferimento a Londra, chiaramente sicuramente vi organizzerete per tempo. Non penso che siate tutti come noi che in genere prenotiamo una cosa da un giorno all'altro, perché vabbè, sta facendo la tipa buona. Ma quando mai? Nel tempo facciamo le avventure, vabbè. Ma quando mai? Comunque prenota in anticipo. Non è vero. Quindi con largo anticipo. È una falsa, non le credete, prenota in anticipo, sempre. Falsa! Sei falsa! Perché è malgioglio, Falsa! Allora, quindi prenotando con largo anticipo si può sicuramente risparmiare molto, del tipo si può pagare anche circa 10-15 sterline per quanto riguarda quindi la tratta per esempio di andata e circa 20-25 sterline per quanto riguarda in totale andata più ritorno. Ok, sì. Sì. Ovviamente il treno è il mezzo di trasporto più veloce in assoluto, perché impiegherete circa 45 minuti dall'aeroporto di Stansted per raggiungere il centro di Londra. Quanto? 45 minuti. 45. E quindi in genere non ci sono fermate intermedie, nel senso che tra l'aeroporto e il centro non ci sono fermate intermedie nelle varie zone di Londra. Tutte le fermate in genere si trovano in zona 1 e possono essere per esempio Liverpool Street, sì. Poi c'è la fermata di Stansted e Tottenham Hill, se non sbaglio. Stansted della fermata, no. Ritornano indietro. Stratford, voglio dire. Sì, Stratford, esattamente, dove tra l'altro Stratford, soprattutto per le persone che arrivano a Londra con noi, eccetera, eccetera, è proprio un punto di snodo fondamentale, perché avendo, diciamo, case tra il nord e l'est di Londra, diciamo, è un punto giusto dal quale poi poter dirigersi nei vari quartieri che sono di nostra competenza. Sì, è vero. Sapete che queste sono cose del demonio? Cioè, mentre sto parlando con voi, si è fatta una microcondensa in queste ciabatte. Ve lo giuro, ragazzi, sembrava di stare tipo in una palude. In questo. Okay, ma siamo al 15 di agosto e Antonio ha queste pantofole chiuse. Metti infreddito come me. No, vabbè, le crocs pezzotte, vabbè. Chiaramente, prenotando in anticipo, ci sono dei prezzi ultra convenienti e tra l'altro questa compagnia offre diversi pacchetti, sì. Anche, cioè tipo anche per le famiglie o gruppi di persone, ma quello che risulta particolarmente conveniente per, diciamo, i giovani è quello che si chiama veloce e flessibile, veloce, se non sbaglio. Sì, sì. Veloce, base flessibile. Base, pacchetto base, veloce, sì. E flessibile. Sì, perché? E perché? Perché non mi ricordo. Allora, perché in pratica
comprando questo biglietto potrete scegliere il giorno, scegliere il giorno, ma non necessariamente l'ora. Cioè, quindi non state con l'ansia, esatto. Come ho fatto io, mi immagino che corro con i bagagli e le cose, eccetera, eccetera. E più, fanno anche un altro pacchetto conveniente, che è quello di andata e ritorno, in cui voi comprate il biglietto. Sempre questo qua, è sempre lo stesso pacchetto. Sì, sempre lo stesso, però compri anche quello di ritorno, dove non necessariamente... Intanto io sto camminando sulle acque. Non necessariamente. Scusi. Ma sto parlando. Non necessariamente dovrete scegliere in fase di acquisto il giorno del ritorno, ma acquistando questo tipo di pacchetto potrete tornare da lì a 30 giorni, cioè dal giorno di arrivo fino a 30 giorni dopo. Non so se mi sono spiegata. Quindi stavamo dicendo che il biglietto lo comprerete il 1 agosto e potrete tornare, per esempio, entro il 30 agosto. Questo tipo di biglietto, quando è indicato, quando volete raggiungere presto il centro di Londra, quindi per esempio se arrivate nel pomeriggio e non nel pomeriggio a Stansted e non volete giungere a Londra di sera, perché comunque il bus ci mette più tempo. Ogni ovviamente, quanto parte il treno? Ogni 15 minuti. Ogni 15 minuti. E se invece arrivate di mattina molto presto o di sera molto tardi, ogni 30 minuti. Sì, però è ottimo, cioè è veramente ottimo, solo che chiaramente rispetto al bus costa di più. Costa di più. Quindi dipende un po' dalle esigenze. Cioè, perché se vi riducete all'ultimo potete anche trovare dei biglietti che a tratta 30, 40, talvolta 50, dipende. Sì. Dipende chiaramente dal giorno e da tutta una serie di fatture. Se vi siete ridotti all'ultimo e andate di fretta, dovete per forza comprare questo, perché è la modalità più veloce, fidandosi chiaramente ai mezzi pubblici. Tra l'altro è semplicissimo, perché una volta preso il vostro bagaglio vedrete che in pratica per tutto l'aeroporto ci sono le indicazioni anche in italiano, quindi in tantissime lingue. Sì, sì, in tutte le lingue. Esatto, e c'è scritto proprio treno, c'è scritto stanza. No, proprio, se proprio non capite nemmeno l'italiano, ci sta proprio il disegno del treno. Sì, quindi veramente non si può sbagliare, e la fermata di partenza sta in pratica a 2 minuti dagli arrivi degli aerei. Sì, sì, e poi un'altra cosa, cioè se anche internamente ben connesso. Sì, poi se viaggiate col bagaglio a mano, e vabbè, subito fate, ma se avete il bagaglio da stiva, che in genere è più pesante, state tranquilli, perché in realtà proprio vicino, e tra l'altro ci sono nell'aeroporto chiaramente questi ascensori o delle rampe per chi soffre di claustrofobia, che vi condurranno direttamente proprio allo stazionario. Perché non ci sono persone che soffrono di claustrofobia? Mio fratello. Non è vero, non è vero, ma come? Ma perché? No, non ci sono persone che soffrono di claustrofobia. Cioè, per esempio, non abbiamo avuto... ascensore? Io conosco diverse persone che non entrano in ascensore e preferiscono farsi 6 piani a piedi. Io sto troppo bello. Ovvero, stai troppo bello! Io sto troppo bello! Ho detto io sto troppo bello, non ho detto io sto troppo bello. Giuliana ha i suoi accenti. Di torre. Di torre. Però non vivo né a Torre del Greco né a Torre Nunziata. Va bene. Però mi piace, ci sono un sacco di bei ristoranti. Vabbè. Altra opzione, quindi vabbè, tutto chiaro. La mia preferita. La sua... Perché la tua preferita? Sì? Non lo sapevo, va bene. Come no? La tua preferita è il bus. Ok. L'opzione preferita di Giuliana è il bus. Ci sono diverse compagnie di trasporto, come si dice, su gomma. Però quella che mi piace di più è la National Express. Sì, sì, esatto, mo ne parliamo, mi fa gli spoiler. Ci sono diverse compagnie che collegano al centro. Diciamo le più famose sono... Sono tre, fondamentalmente. Terra Vision, Easy Bus e... National Express. Qual è la differenza tra queste tre aziende? Allora, National Express parte sempre, ogni 15 minuti, 24 su 24, 7 giorni su 7, è bello, è facilissimo, è bellissimo, compri il biglietto, guarda, io mi trovo bene. Ok, non lavora per la National Express. Però voglio proprio una collaborazione. Bravo. Come sono questi i bus della National Express? Belli, sono quelli là grandissimi, alti, quelli comodi, quelli tipo delle gite a scuola. Ok, hanno il wifi. Sì, il coso per caricare il gratuito. Ah, una cosa che non abbiamo detto è che con Stansted Express non ci sta un limite di bagagli da poter caricare sul treno, e avrete anche la possibilità di poter caricare i vostri dispositivi elettrici. Sì.
cosa non da sottovalutare, perché dopo un viaggio, in genere uno sull'aereo sta col telefonino in mano, arriva a Londra col cellulare scarico e poi orientarsi diventa un po' complicato se uno effettivamente non sa dove deve andare, perché la prima comunque il costo in questo caso si aggira intorno alle 10 sterline. Anche se si prenota un po' più sotto, più o meno siamo lì, se si prenota in anticipo anche si risparmia anche, quindi 8 sterline anche. È buono il prezzo. Capita anche, tu prima mi dicevi no, perché prima di fare il video ci siamo un attimo confrontati, io e la dottoressa qua, e lei mi diceva, non è vero, però io sostengo che abbiamo anche certe volte trovato dei prezzi anche a 18-19 sterline. Quindi, vabbè, lei sostiene di no. Quello che però è davvero conveniente, in assoluto, secondo me, non so se secondo te è lo stesso, che no, perché a lei le piace fare la gita nel Gran Turismo, nel... Madò, però mi ricordo una volta che, tipo, arrivammo a Gatwick e il bus ci mise 3 ore. Stava traffico. 3 ore. Sì. No. Vabbè, Gatwick tra l'altro sta anche più lontano. Sì, ci vogliono circa, no, comunque anche da Stansted per arrivare al centro di Londra col bus ci vogliono 90 minuti circa, un'ora e mezza. Sì, ma se non ci sta traffico, se non ci sta un incidente, sì, se non ci stanno deviazioni. Quindi è esattamente il doppio rispetto al treno, chiaramente, però si risparmia, quindi... Vabbè, però proprio se volete proprio risparmiare in assoluto, e voi lo sapete che non si tratta di spilorceria, ma di oculatezza, di giusta oculatezza, specialmente se uno vuole fare le cose buone e vuole andare in Inghilterra indipendentemente per viaggio, ma soprattutto per lavoro, cioè uno non gli vuole buttarsi i soldi, fondamentalmente. Quindi comunque calcolatevi bene il tempo. Ah, sto finendo? Volevo dire una cosa. La migliore compagnia è la Easy Bus, secondo Aspetta, me. Aspetta, sto ancora finendo di dire delle cose. Allora, diciamo, calcolatevi bene il tempo, perché comunque ecco, ci vuole un'ora e mezza. Prima di tutto calcolate, come fate come me, io mi calcolo sempre, per esempio il mio aereo arriva alle 9:30 del mattino. Giuliana fa paura. Allora io calcolo almeno 3/4 d'ora, perché tra un eventuale minimo ritardo e poi devo prendere il bagaglio da stiva, quindi comunque almeno 3/4 d'ora. Quindi se arrivo alle 9:30 prendo il bus almeno per le 10:30, perché così vado tranquilla, mi prendo qualcosa. Possiamo spiegare quella cosa che mi è successa? No, è questo stavo dicendo. Allora, è importantissimo che voi siate puntuali, quindi prendetelo un po' dopo, ma non un po' prima l'orario, perché se voi arrivate... Cioè, che significa puntuale? Perché io puntuale, sono arrivato puntuale non, non è puntuale come in Italia. Ok, se il bus parte alle 10:30, voi alle 10:20 dovete essere lì, per forza. Sì, ma proprio c'è una stare proprio al limite massimo. Sì. Perché che fanno? Cioè, quello che è successo a me, correvo come un pazzo per paura di perdere sto bus, finalmente arrivo tutto sudato, così, col biglietto in mano lo trovo, io, oh, che bello, ci sta, era tipo, mancavano 3-4 minuti, faccio vedere al tipo il biglietto, lui mi dice, no, mi dispiace, l'abbiamo venduto. Come l'abbiamo venduto? Io l'ho comprato, abbiamo venduto il tuo posto. E dico, ma perché no? Dice, perché c'è scritto da contratto, che comunque voi stipulate un piccolo contratto comprando questo biglietto, c'è scritto che vi dovete presentare almeno 5 minuti prima della partenza, perché altrimenti verrà venduto il tuo posto a qualcun altro, bla bla bla. Sì, che non restino dei posti vuoti. E quindi io sono rimasto come un baccalà, cioè davanti al bus, intanto il bus è partito, io sono rimasto come... Ovviamente anche nel caso del bus si ferma nelle principali, nei punti nevralgici delle stazioni. Non mi sbaglio, Easy Bus a 29 punti, 20, 29. Aspetta, sì, sto parlando ancora di National Express. Quindi in vari punti, Liverpool Street, Victoria Station sempre, qualcuno sempre anche tutti quanti firmano anche a Stratford, comunque. A me interessa di più che fermi a Stratford e Liverpool Street, quindi sono qui. Vabbè, no, però aspetta, noi quante volte siamo scesi a Victoria Station perché lì prendevamo la Victoria Line Walthamstow. Sì, vabbè, sì, no, in genere a me interessa anche Tottenham Hill, che a me interessa, parlando di Stratford in particolare, quando arriviamo di notte, perché se arriviamo di notte chiaramente la metro è chiusa, sì. E a Stratford ci sta un grandissimo stazionamento dei bus, quindi cioè che vanno poi in tutta la città. Però di notte invece, anche nel weekend, la Victoria Line è attiva fino a... Sì, vabbè. Comunque, lavora anche per la tube di... Vabbè, comunque, quindi National Express è buono. Poi c'è Easy Bus e Terravision. Terravision è...
un po' più spartano sicuramente. Qualche volta hanno lasciato anche a terra le persone, perché tipo, cioè, si presentano i clienti e non ci sta, cioè, se ne sono andati, non si sono presentati. Insomma, è un po' più spartano. Però costa poco. Però costa poco, addirittura sulle 6 sterline. Sì. 6 sterline a tratta. Però uno lo deve mettere in conto che, diciamo, hanno un approccio un po' più easy su queste cose. E non lo so, che ci sta da dire su questo? Questo. Però quello però pure, economico... cioè, l'abbiamo preso, cioè, va bene, cioè, non è niente di che, non è come assolutamente quell'altro, che non mi viene il nome. National Express. Perché cioè, quello sembra in pratica un aereo su gomma, però tutto sommato, sì, non ci sono alternative. Ovviamente ci sono scritte tutte le cose sul biglietto, quando lo acquistate c'è scritto esattamente da quale stallo partirà il bus, quindi non potete sbagliare, cioè, nel senso, fate vedere a qualcuno, devo andare qui, e vi indicheranno. Ovviamente mi sono fatto male. Ovviamente, come danno fastidio le vogliamo medicine. Dire che qualora ovviamente dovessero avere dei problemi nella prenotazione, possiamo anche occuparcene noi. Sì, assolutamente. Se avete problemi e chiaramente in un'ottica di una prenotazione, di un alloggio, o anche se per esempio venite a Londra semplicemente per piacere, noi possiamo chiaramente occuparci di tutto quello che concerne la biglietteria, sì. A partire dall'aereo per giungere sino al trasporto, sì. Possiamo fare tutto, assolutamente. Quindi vabbè, magari spulciate il sito oppure contattateci senza nessun problema. E poi abbiamo l'ultima compagnia, che è quella più economica in assoluto, sì. Che è EasyBus, sì, che è della EasyJet, sì. Ed è quella, diciamo, che preferisco un po' perché sono, diciamo, mi ricorda una mia passione, mi ricorda un po' un camper. Il camper, lo sapevo. Quindi è un pulmino vero e proprio, quindi non è un bus di linea, è proprio piccolo, magari quando ce ne entrano, boh, 20 persone, 20 persone, sì. Una ventina di persone, ma costa pochissimo. Anche 2 sterline. Sì, veramente ci è capitato non una volta, due volte, tantissime volte di prendere EasyBus e di pagare 2 sterline. Sì. Cioè, ovviamente in anticipo o scegliendo degli orari ben precisi, comunque i prezzi, anche se uno si riduce all'ultimo, non superano in genere le 10 sterline a tratta, anche in questo caso. Sì. EasyBus, come dicevo, fa fermate un po' in tutta Londra, se non mi sbaglio 29, dico una sciocchezza, 29 fermate in tutti i quartieri in pratica di Londra. Sicuramente è l'opzione più economica in assoluto, quindi se volete davvero risparmiare, EasyBus. Chiusa la parentesi dei bus, sì, si apre un'altra opzione. Per che chi tiene i soldi? Ma la vedete? E chi tiene i soldi? Comunque, se avessi i soldi da spendere, pure io mi piace, mi siedo in macchina e vado. No, perché lei ha un'idea distorta dell'auto, perché dovete sapere che Giuliana, guidando io, si mette lì, si sente come la regina Elisabetta, saluta, io la scorazzo a destra e a manca, quindi diciamo facciamo 3.000 chilometri o 200 metri, lei è la stessa cosa, anche perché si addormenta dopo giusto 2 secondi. Sì, mi piace guardare di qua, di là, su, giù. Vabbè, comunque, l'ultima opzione, che poi in realtà non è l'ultima, magari è la penultima, perché poi faccio una piccola parentesi, Giuliana apprezzerà moltissimo. Ti sto annoiando? È il noleggio dell'auto. Visto che devi capire, che bel casco. Un casco. Ci sono tantissime compagnie che sono presenti agli arrivi internazionali, le compagnie più disparate, la Hertz, poi che ci sta quella che è la Sixt, che tra l'altro la Sixt è una delle poche compagnie, forse l'unica, che accetta addirittura il noleggio senza la carta di credito, se è importante come cosa, e insomma vi affittate la macchina. Però ci sono delle controindicazioni per chi decide di prendere a noleggio un'auto, fondamentalmente chi va in vacanza, perché a fronte magari di un risparmio con un volo low cost atterrando quindi a Stansted, magari non vuole risparmiare sulla propria indipendenza e preferisce quindi prendere l'auto. Ma quello che bisogna tenere ben presente è che Londra è trafficatissima.
trafficata. Quindi se uno non ci si organizza con un po', diciamo, con un bel piano d'azione, corre il rischio di stare un rimbottigliato nel traffico. Altra cosa, sapevate che per accedere alla città di Londra bisogna pagare una tassa giornaliera che si chiama congestion charge? Questa congestion charge costa all'incirca 10 sterline al giorno. Vi conviene chiaramente pagarla in anticipo, questa tassa la potete fare già addirittura dall'Italia, così che se sapete che venite una settimana a Londra, pagate sta tassa e ciaone. E in più, quindi, al di là di questo costo aggiuntivo, il parcheggio è un danno ciclopico, perché ce ne sono pochi rispetto chiaramente alla quantità di auto. Allora, ci sono circa 100 parcheggi pubblici a Londra, che sembrano tantissimi ma in realtà non lo sono mai, perché comunque tantissime persone per business stanno a Londra, più quelli che ci vivono e utilizzano le auto. E di questi 100 parcheggi, tra l'altro li riconoscete perché hanno una P grande su uno sfondo blu. Classico. E quindi sono quelli lì, non gratuiti, quelli pubblici, hanno comunque un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello che invece viene proposto dai parcheggi privati. Comunque, cioè, parliamoci chiaro, non conviene affittare la macchina all'ombra. Dipende dalla disponibilità economica che uno ha. I mezzi di trasporto sono super efficienti, per me non conviene. Va bene, per lei non conviene, però potete effettivamente pensare a questa cosa. E poi c'è ancora un'altra, diciamo un altro aspetto molto importante per chi sceglie l'opzione auto. Nel centro di Londra ci sono più di 700 telecamere. Quindi che cosa significa? Appena fate un qualcosa di sbagliato, vi arriva immediatamente la multa. Immediatamente. In più ci sono anche... Stai calpestando i piedi? Perché intanto ho levato le crocs e sto scalzo. Vabbè, scalzo con un cognome. Comunque vi arriva immediatamente la multa, quindi dovete stare estremamente attenti. E poi ovviamente dovete avere un poco di manualità, perché la guida è inversa. È già questo. E vabbè. E poi c'è un'altra cosa di cui non ho parlato a Giuliana, perché altrimenti mi diceva non ne devi parlare. Avete mai pensato di fare un viaggio in camper? Lo dice ogni giorno che vuole il camper, non ce la faccio più. Ragazzi, ve lo giuro su Dio, io penso che in un giorno io ci pensi al camper almeno 200 volte. No, senza esagerare. Cioè, non so se vuoi dire qualcosa a proposito. Antonio, che stai facendo? Guardo camper. Antonio, che pensi? Penso al camper. Ragazzi, Antonio, io... perché cosa sono questi soldi che stai mettendo in salvadanaio? Per il camper. Sì, perché dovete sapere che io mi sto conservando da un sacco di tempo dei soldi per comprare un camper. Però non è che, cioè, senza gravare eccessivamente magari sulle spese familiari, ogni tanto metto pochi spiccioli in questo salvadanaio. Lui voleva mettere 8 euro. Sì, volevo mettere 8. Cioè lui? Sì. A 20 euro la cambia, spende 1 euro e 19 euro è capace di metterli nel salvadanaio. Sì. No, però non è vero. Adesso è da un sacco di tempo che metto veramente pochissimi soldi. Però il mio sogno è quello di prendere un camper e di viaggiare in tutta Europa. E perché no? Condividere con tutti voi questa esperienza on the road. Sì, no, ma anche questa mia passione, cioè nel senso, cioè proprio le modifiche che devo fare. Non voglio dire che mi piacerebbe essere un full timer, però... Vabbè, comunque torniamo al dunque. No, è che volevo dire, quindi potete pure scegliere di venire a Londra e magari optare per un viaggio in camper. Perché cioè venite, affittate il camper, venite a Londra e poi dopo... viaggiate in tutto il Regno Unito e vi vedete le cose più disparate e sicuramente risparmiate qualcosa rispetto magari all'alloggio, perché se ne vanno se ne andate in giro. Vabbè, comunque altra opzione importante che non avevo ancora detto è lo shuttle.
tu arrivi, vuoi prenotare uno shuttle mentre sei ancora in Italia, che sarebbe una navetta, un taxi condiviso, oppure privato. Come si dice in italiano? L'NNC. Noleggio con conducente, NCC. Ok, comunque potete prenotarlo in anticipo, oppure arrivate lì e ci sono anche queste compagnie lì fuori agli aeroporti che aspettano proprio di trasportarti. E sì. Costicchiano. Tipo Mimosa, che tram messo. Sì, costicchiano, secondo me, intorno alle 50-60 sterline, sì. La tratta, poi dipende ovviamente da dove dovrete andare, da dove si trova il vostro alloggio, però è comodo, indubbiamente. Sì, assolutamente. Vabbè, penso che cioè, abbiamo... una volta capito che pioveva tantissimo e noi prendiamo... Noi chi, scusami? Io, con i miei soldi. No, noi chi, fammi capire. Io e te abbiamo inviato il noleggio con cui stavamo a Parigi, stavamo. E che cambia? No, che non stava con me quando ha pigliato a Londra il tassi. Non pioveva. No. Guardate. No. Falsa! Abbiamo cercato di riassumere in 30 minuti di video. Vabbè, ma non ci siamo fatti una chiacchierata. Tutti quelli che possono essere i possibili collegamenti tra Stansted e il centro di Londra. Ok, posso fare una domanda per i temerari che sono giunti fino alla fine? Mettete mi piace, attivate le notifiche. Ma vi siete iscritti a questo canale? Io... Avete messo mi piace? E che vi costa? No, e soprattutto, ma al di là delle questioni di Londra, di che vogliamo parlare? Vogliamo parlare di campe? Vedete, è un'ossessione! Oh, non lo so, vogliamo parlare di marketing, di... Sì, belle Londra! Sì, no, vabbè, ma anche, capito? Cioè, posso fare tante playlist diverse, magari metto, parliamo un po' di come fare business online. Vabbè, insomma, fateci richieste. Sì, nel senso... Dimmi qualità, come si diceva, o teng e to dong, è mica mustip. Ragazzi, ci vediamo. Ciao. Vuole staccare? Si è scocciata. Saluta Antonio. Accetta come faceva. Saluta Antonio. Ciao ragazzi, ciao.